Deve aumentare il livello qualitativo soprattutto nelle esecuzioni offensive. Messa di Stone. Bravo, sapeva vantaggio. Stone va dentro, la prende Watt per il pareggio. Finta la conclusione, va sulla linea di fondo. Arriva corrente, rovesciando Watt. No, nice pass by Dan. Shot clock under 10. Austin Day, nice pass. And a big time dunk and squadra di Antalicone, squadra pronta da confrontare sull'apporto del pubblico. Martin qua ha davvero trovato eccezionale difesa di Bismarck che propizia il recupero di Tomossa e dall'altra parte l'assist di Giuri un po' particolare per Watt che va a due per fare compagnia, che vuole giocarsi oltre il giro uno contro uno. La finta di Mazzola che non lascia partire e poi regala la schiacciata. Loro che devono aiutare anche la squadra di Salini e Micompi. Watt stop anche in quattro. Due punti per il lungo che dall'altra parte va a stoppare Vukevicius. Φάση απλωμάτη ξανά μόνο του με υποψία φάουλ εδώ εναντίον του, το οποίο δεν δίνεται από τον Ματσόλα. Palla persa, uno dei rari errori di questa partita per Mike James, poi gran passaggio diretta aspettando un raddoppio da qualche parte e Watt va a schiacciare il nuovo più 9. Ramos, la prova fu su Watt, ora si cozzi pire di base. Dall'altra parte prova a replicare Venezia, il tiro dall'altezza della lunetta. Allora Watt, dai e vai dall'angolo ancora Mazzola. Lo scarico per Watt, rifiuta la presa, ma dentro via da una mano. Trevisini a prendere il rimorchio di Bravo, Clossis per la schiacciata due mani di Watt. Si è portato verso il centro, si è trovato quasi costretto a dover spendere il pallo. Ora è Watt a partire verso il centro e senti che si sta scivolando, c'è qualcosa che è nell'aria. Comunque Haynes dall'altra parte gira Austin Day che potrebbe ricevere in angolo, il pallone invece da Watt. Non sembra ci si ponga l'alzata per Mazzola, palla nell'angolo, la prende Stone, arriva l'assist per Watt. Gioco a due con Watt che scarica per la tripla di Bramos, potrebbe chiudere Bramos. Però siccome sono tutti i giocatori secondo me banchi, tutti ottimi giocatori, ovviamente ora in palestra, però avete visto l'efficacia. Watt riceve contro Cule, super palla per Giuri. Gomez che vuole attaccare contro Austin Day, lo stoppa però Mitchell Watt che cambia accettato da Watt. Saunders lo batte col crossover, Watt rimonta e lo stoppa, rimessa a Cremona. Subodiccio, insomma, adesso non era una sorta di bandiera bianca ingloriosa, la stoppata di Watt però restituisce scarico, non accompagna il movimento. Si affida a Watt un po' costretto a tentare una conclusione della mischiera con le carte. Gioco della spalla che messo contro Austin Day, vede il pugno di Watt e va due. Domenica al Palaradi contro Cremona con l'onorevole Vince, la parte opposta con la palla dentro, la riceve Watt, il passaggio dell'anno, bravo a prendere la mira, è positivo, esatto, lo fa da 20 anni quindi.
quindi c'è un motivo. Alessandro Romagli invece con fiducia da... ancora peggio, 5 su 21 per quella che è forse la migliore del nostro campionato. E allora Venezia si avvicina. DJ Kennedy si gira, la palla per Watt, circondato letteralmente dai destini. Riapre per Tonut che non sbaglia dall'altro. 2-3, mette poi palla a terra, torna fuori da Haynes, rimane impastato sul blocco Forrai, legge benissimo la situazione. Marquise Haynes prova ad andare fino in fondo, l'assist, vernice gol. 10-4 è un assist per Ikeudano, che ora! La Forrester, il tentativo di tripla, Austin Gay per Mitchell Watt, la schiacciata che ne attacca ancora per Romana Reyer che ha altri 14 secondi, ora sono diventati 5, allora Watt deve forzare da 3 punti, brutto cliente, Torrut parte, per nuovi piedi, arriva Bravo, grande finta, campo grande disturba, alla fine Watt deve tirare dalla lunetta. Prime 3 partite, entrambe più o meno al 63%. Adesso il quarto offensivo importante per la Reyer, tripla importantissima. Quando Venezia era arrivata al minimo svantaggio del match, De Nicolao per il meno 9. Guarda che giocano in maniera differente a fronte il secondo miglior attacco del campionato, quello di Cremona contro la miglior difesa. Blocco di Watt, il cambio difensivo, palla che arriva sotto misura ancora. Austin Day, maglia numero 9, sempre un piacere per i tifosi di Venezia che hanno applaudito il suo ritorno. Ed è conto sopra il 18 di Venezia, doppio entusiasmo, fino a 6 quali stasera. 6-5-4-6, Lakes va a proteggersi in questo modo verso... Sta messa per il periodo, chi merita sta in campo, tutti possono avere minuti importanti. Chiaro, aggiunto. Di nuovo collegati amici di Eurosport 2 ed Eurosport Player con il taglierzo dove andrà Washington. Quello che si aspetta dei compagni di qua. Watt porta lunga. Il momento di difficoltà societaria si è unita davvero per la ricezione di Kevin Marble che sta toccando il panchina a riposarsi. Sai, Spike Oda, che le mia passa, sono forward o più compete a poter mettere il ma se tu tu pecchi di un tuo opzionu gli ha tonne pao che fa due volte un buon lavoro in difesa, poi Watt scarica in angolo, bravo il suo spazio, seconda tripla, segna entrambi liberi, che significa parità. Watt semina Hog, di nuovo Watt che parte spalla canestro contro Hog. Bella la finta, buono l'uso del perno, poi sì. Un arsenale in più per l'attacco di Venezia, un'intensità in più, anche una fiducia nei propri pochi anni. Sicuramente un giocatore straritrovato, questa schiacciata proprio a rega. Duello Jovanovic-Watt con il servo che tiene il perno, però non riesce a finire, poi resta appeso. Off con Blackmon che ora sì deve creare qualcosa, si alza per la tripla, va molto. Duali tra i suoi, stoppatona di Stone contro Stalin. Con la palla ferma, alla fine va con un gancio. Kos Costa Matteo. 10 rimbalzi. Haynes vuole Watt, spiaggia. Prova Watt sulla linea di fondo. Subito ritrovato da Ruzier. Ramos vuole Watt, cerca l'anticipo Gazzotti, ribaltamento. Gira Stone, Watt, palleggio sulla linea di fondo, dietro la schiena, a forza, più tre Cantù, Watt, Mura, Gaines, poi fa scappare, Tonut che inchioda. Felix Zabrane, Watt out, nice pass inside. Ramos, cerca la partenza, dopo la derata con Mitchell che ributta in angolo per Day. Attaccato in uno contro uno. Ecco dove può restituire Watt, ovvero mettere in difficoltà la mobilità del... Un po' sfortunato, Venezia che può far pagare subito, Watt di nuovo per Stone, che con fiducia! Nicolau, rimbalzo offensivo per la Reyer, dentro da Watt, arriva Forrai, le sue mani fuori, Ramos, troppo staccato, Pascolo, paga! E riceve,
mette spalla canestro contro Hogg, cerca il centro area, il semigancio, anzi no, grande assist per lì. Washington looks to go coast to coast, and misdirected into the hand. Evita Banks, sceglie l'assist per la PMC, fanno una prova, semigancio di Watt, liberi di Watt, stoppata di Watt, schiacciata di Watt, salva il possesso. Hayes fa un passo in avanti, di nuovo Watt, Austin Day. Ignites the transition. Segna davvero da tanto, ci prova con Mitchell Watt, fuori per Stone, dentro di nuovo da Watt, che si tira con la mano si tiene. Il possesso arriva al tiro da tre punti con Watt, ma corre in basso in attacco. Il fondo premia Kennedy, spalla al canestro contro Crawford, l'assist per Watt, mette anche qui era Ains, tira la palla dentro per Watt, che deposita. Ercole in posto, prova a difendere, palla fuori, Day, finta, scarico, ma eravamo ai punti di Watt. Ancora una volta, Darrell Poirier, mentre qui. Tipo Forum una settimana fa, ma in generale è un giocatore che sia in difesa che in attacco va forte per quanto riguarda quei rimbalzi. Aspetta, l'uscita di Julian Stone, riceve in punta, Stone aspetta l'uscita di Bramos, la difesa segue il giocatore, c'è Watt libero in mezzo all'aria, scala male, Draghi c'è la schiacciata. Oh, Austin Day mismatch con Dixon, l'assist. Blocco in transizione, chiuso il gioco a due, Watt sopra Stojanovic. Nonostante campo 5 per Venezia, 0 da 2 e tutti e 4 da 3 per quella che è la squadra che tenta meno tiri da 2. In quel senso è stata meno 11 da Reyer, ma deve proteggere Kraft. Stavolta un altro attacco di sotto un americano, Saiz, posto Saiz, ya. Si allontani Brown, poi riprova sotto il canestro, Brown si gira dalla parte sbagliata. Vai. Sulla parquet, attacca dal centro Giuri, chiude con la fine. Gaines schiaccia terra per Jefferson, poi Davis molto molto coraggioso. The drive, I'm finished, but what does? Prova a stopparlo e comunque gli rende la vita difficile. E più spesso contro la pressione. Oh, io non ho trovato questo tu, Wittmar. Tre serie sti ce l'ha potuto nell'andare a ferro. Non mi dirà mai, era avuto abbastanza. Wow, easy. Lasciametri a Gaspardo, Dixon va fino in fondo contro Ains, oscura la lavata vuota. Difesi, fa una fanno il gol, però non ha un meglio. Signor Garcia, tu stoppo, ma ci ha avuto un guardo. Fai l'alto, non ti preoccupare, ci penso io. La stoppata, i danni di Razzini. Invece gli arbitri, De Nicolao, il passaggio sotto mano, quasi rugbistico. Palloni per Stone, ha cambiato che ha contro di lui, scatto arriva. E la Ains penetra e scarica. Vuole consegnare il pallone a De Nicolao, chiude il gioco. Austin Day inside to his fellow big man. Due passive della serata della Segafredo. Ains rischia di frazione di passi. Watt si beve con ferro, ribalza ancora per Auda. Martini in campo aperto, vede Stone, lo attacca e trova però il manone di Watt. Scorari così fai così difficile che non riesci. Δεν τα κατάφερε, φοβερή προσπάθεια. Stone, ancora Donuta. Pressione di Olson, gran circolazione. Si appende, c'è Watt. Tutto diciamo così, e poi Watt con la testa. Altro blocco
Cerella che cerca luce, alla fine serve Watt che va vale, incandescente, occhio a Marcus Hayes, fuori per Mitchell Watt con la tripla, a bersaglio Mitchell Watt. Great pass and italiano si è trovato con il lungo di Venezia, un altro fallo fischiato, tiene il pareggio aperto, trova Watt e non riesce a trovare il momento giusto in cui saltare, riapre per Mazzola da tre punti, partita perfetta, 30-33, Sassari resta via un possesso, Hayes con fiducia, iniziato. Sostenere la squadra. È facile poi sostenerla quando giochi un quarto di finale o una semifinale, ma sono queste le partite dove vieni. Sbagliata però la tripla, ma c'è il rimbalzone di Watt, fuori per Stone ancora. Squadra adesso un po' di finite, si riparte con Kaya, arriva il taglio del suo nome, quindi per far capire comunque sia quando sei in campo e hai davanti un avversario così forte, così lungo, e tu hai pochi energie, pochi... Ora Washington si spalla in angolo da Watt che attacca Spizzichini, spalle al canestro, buona difesa di Spizzichini. La 2009 in the US, Mitchell Watt, good matchup this, and there's some great help, but they get the cross court pass at... Torna a Knox, poi andando a sinistra. A lot of room, Iverson fell to the floor, finds Hayes, and he's not going to... What, squaring up, draws two, skips it to Hayes, he's feeling it, and it's good! Due con Watt, scarico in emergenza per Ramos, perché stavolta ruota bene la difesa di Cremona, guardate ancora una volta Saunders come arrivi con i tempi giusti, poi è chiaro, qualcuno libero, ci dovrebbe... Esattamente, Watt, chiamo Kid Day, blocca tra loro i due lunghi della Reia, otta palla per Ramos. Guarda un po', ecco i primi punti. Give us a dire break. Backdoor play all the way. Turner plays it up. Well done. Ha fatto un colpa. Contando anche quel mezzo che aveva dovuto saltare. Era contato con Mian. Non c'è fischio arbitrale. Gioco a due che coinvolge Watt in angolo. Giuri con spazio. 5 minuti. Come abbiamo parlato in apertura di... debole, palla proprio per Mitchell Watt, Gulley non spende possibilità di correre per la Reier, Watt contro Smith, sono due punti facili per Austin Day, primi minuti fondamentali, qui un errore, McGee perde Watt e si ritrova, che ormai sanno che la gara 7 non li ha portati dove tanto avrebbero sognato. Thomas che ci mette il corpo, trova però la sua mano.
rimbalzo offensivo importante, la Reier risulta molto di rimbalzo offensivo nel primo tempo, quota 9, questa è la soluzione 1 di Nicolao, lato destro in campo, Peter Roll, la prende, attacca Thomas, ha trovato la mano sinistra e ne arriva il gol. Nicolao!